Allora, questo video è un video che viene, è di un'anticipazione dei prossimi video del fotografo Venuto dal Passato. Di che cosa parlerò nei primi tempi del 2022, visto che siamo entrati nel 2022? Il mio punto di vista è sempre il punto di vista di un dilettante, non di un grande esperto di fotografia, perché poi diciamo la verità. Per essere veramente esperti di fotografia, c'è qualcuno che perché conosce bene un marchio crede di essere esperto di fotografia. Beh, buon per lui o buon per lei. Ma secondo me un vero esperto di fotografia, ma vero al 100%, beh, prima di tutto deve essere esperto di fisica ottica, quindi di propagazione della luce e di come questa si comporta attraverso le lenti di un obiettivo, ma non un esperto così. Alla buona, ma esperto veramente, perché sono cose molto molto complesse e quindi anche di costruzioni ottiche. Poi deve essere esperto di costruzioni meccaniche relativamente alle macchine fotografiche o di costruzione elettromeccanico elettronica relativamente alle macchine fotografiche. E poi per quanto riguarda la fotografia analogica deve essere esperto di chimica. Ma non così, perché nello sviluppo di una pellicola avvengono delle reazioni chimiche molto complesse e a volte non completamente capite, quindi deve essere esperto anche di questo. Eh già, poi se sei fotografia digitale deve essere anche un esperto di informatica e tutto il resto appresso. E poi deve essere anche un esperto di storia della fotografia, perché. Come si fa a parlare di fotografia e non di storia della fotografia? Le cose sono strettamente connesse fra di loro, anche sull'evoluzione degli apparecchi fotografici. Quindi deve essere esperto anche di questo. E poi deve avere una conoscenza notevole di tutta l'evoluzione delle apparecchiature fotografiche e anche dell'impatto sociale che la fotografia ha avuto sulla comunità, che è enorme. E ci metterei anche un discreto esperto di psicologia. Beh, è un po' difficile trovare tutte queste cose in una sola persona e in fondo, ma che importa? Cioè, per la storia della fotografia uno può conoscere i tratti fondamentali, qualcosa di fondamentale dell'ottica, delle macchine fotografiche, ma non bisogna essere conoscitori approfonditi di tutte queste cose, basta essere degli appassionati, dei dilettanti come sono io. C'è una persona che fa le cose per sfizio. Se volete sapere, cioè per diletto, per divertimento, non certo per un utile o perché cerca la massima perfezione possibile. E quindi, nella mia ottica di dilettante e non di esperto, ho scelto una serie di cose, di argomenti di cui vi voglio parlare, con lo scopo dichiarato di farvi appassionare sempre di più alla fotografia analogica. E perché voglio farvi appassionare? Vedo che ci sto anche riuscendo. Perché è una cosa bellissima. Non sarà utilissima, non sarà tecnologicamente all'avanguardia, non sarà tante cose, però è bella, dà delle grandi soddisfazioni, è emotivamente appagante, vogliamo dire così. Beh, fatta questa premessa, perché la dovevo, di che cosa si parlerà nelle prossime puntate del 2022? Almeno per i primi tempi del fotografo avuto al passato. Beh, si parlerà di una serie di apparecchi fotografici. Voi sapete che io non mi fisso con una marca, Nikon, Canon, non ho preferenze particolari, posso avere delle macchine che mi piacciono di più, delle case che mi piacciono di più, chiaramente sto parlando di Olympus, delle altre che mi convincono di meno per la politica che hanno affrontato nel tempo, eccetera, eccetera. Però certo non mi limito alle macchine costruite dal 1980 al 2000, ma vado anche molto ma molto indietro, perché la fotografia è anche storia. E vi ho già parlato in altri video delle macchine 9x12 e per esempio di questa fotocamera della Ika Nelson 225. Ma se vi dico che è una fotocamera di grande qualità, potete prendere questa mia idea come soggettiva, ma no, è oggettivamente una fotocamera di grande qualità e funziona con le pellicole piane 9x12. Tuttavia, non è sempre semplice sviluppare le fotografie con le pellicole piane 9x12. E allora vi voglio parlare della possibilità di usare questi pezzi di arte meccanica e anche di stile e di storia con un particolare accessorio, cioè l'adattatore
per le pellicole 6x9, che permette di usare queste macchine fotografiche con un normale rullo 120. Vedete? Quindi vi parlerò di questa cosa qua. E vi assicuro che è un piacere già usare queste macchine fotografiche. Poi, avendo anche questo, il piacere aumenta ancora di più. Quindi si parlerà di questo. Poi, sempre guardando il passato, vi parlerò di questa balda. Di questa balda e baldanzosa macchina fotografica 1932-1933, che è una 4,5-6, costruita benissimo, è in grado di fare anche delle bellissime fotografie. E questo modello che ho io ha anche una particolarità che non ho visto in giro. Queste sono macchine che non si trovano a prezzi elevati. C'ha un telemetro non accoppiato inserito sulla macchina fotografica e quindi vi farò vedere l'uso e le fotografie, come del resto l'adattatore che vi ho detto prima, dell'uso di questa bella macchina fotografica, ovviamente. Ma non basta. Io vi ho spesso parlato delle Zeiss Supericonta, ma ci sono anche le Zeiss Icon che non sono Supericonta, cioè non hanno il telemetro, cioè, e che non montano normalmente il tester della Zeiss, ma montano il Mover Anastigmatic, che pure è una signora lente. Ed ecco un'Iconta 521-2, eccola qua. Questa non è una Supericonta perché non ha il telemetro, ma non è certo scadente questa macchina fotografica. Produce dei bellissimi negativi 6x9 e c'è un obiettivo da 105 mm. Bella veramente. E poi questo modello che io sembra quasi nuova, in verità. Infatti quando l'ho comprata per la strada, quando l'ho vista ho detto, ma è nuova. È praticamente una macchina. Questo secondo me probabilmente è del dopoguerra, ma come nuova effettivamente. Vi parlerò anche di questa e delle Zeiss Iconta, non Super Iconta. Beh, questa è molto grande, ma non pensate che le macchine a soffietto siano tutte molto grandi, perché ci sono anche quelle che non sono grandi, ma sono piccole piccole, come questa, praticamente come la Baby Conta, possiamo chiamarla. Una macchina piccolissima per pellicole 127, guardate la differenza con l'Iconta, eh? Non è molto più grande poi di un Hexa, una macchina di questo tipo. E quindi vi parlerò anche di questa. Devo solo procurarmi una pellicola 127, perché quella che avevo, che usavo per poi metterci la pellicola 35 mm dentro, alla fine se la carta che usavo si è distrutta a furia di usarla e controusarla. Ma vi parlerò anche delle piccole soffietto e di questo piccolo giocattolino che veramente, veramente è carina. Andando un po' avanti nel tempo, vi parlerò di questa, anzi, vi parlerò di una prova su strada in un obiettivo d'epoca, cioè l'Elmar della Leitz 3,5, che è montata su questa Velta Veltini. Provare un obiettivo d'epoca è sempre qualcosa che è un punto interrogativo. Bisogna aprire tutte le condizioni dell'obiettivo. E quando passano tanti anni, le condizioni degli obiettivi certo non erano quelle originali. Però questo qua l'ho smontato e l'ho ripulito completamente. Quindi ho visto che la lente non è molto appannata per il passaggio del tempo. E nonostante che è un marchio rinomato, beh, scopriremo che gli obiettivi d'epoca non possono reggere il confronto con gli obiettivi attuali, perché il tempo passa, le tecniche si evolvono, evidentemente. Ma questo non vuol dire che un obiettivo d'epoca come questo non possa dare risultati suggestivi. Certo, all'epoca andava bene, adesso non l'accetteremmo più. Ma come può essere bello guidare un'autovettura degli anni 30 piuttosto che una moderna super silenziosa e super comoda? Così può essere bello usare un obiettivo d'epoca. E poi, andando un po' avanti nel tempo, vi parlerò di questa White Glander Vito 2, una bella ed essenziale macchina fotografica che è in grado di fare ancora delle belle fotografie. E veniamo alla parte più sentimentale della questione. Vi parlerò dell'amata ferraglia sovietica e di questa bella Fed 5. Una telemetro con l'esposimetro incorporato con tempi che vanno da un secondo a un cinquecentesimo di secondo, molto più robusta delle Zorqi 4, in verità, che danno più problemi.
Su questa macchina devo dirvi una cosa un po' triste, in verità, perché io ce l'avevo questa macchina, l'ho ricomprata da poco, ce l'avevo questa macchina fotografica, l'ho data a un mio amico, a un mio caro amico, e purtroppo è deceduto da poco. Ovviamente non ho chiesto, ce l'avevo regalata, insomma la famiglia, figuriamoci, macchina, una cosa del genere, però ho voluto ricomprarla. L'ho trovata a un mercatino delle Pulci e funziona perfettamente, e quindi in ricordo di Giacomo farò la recensione di questa Fed 5, e vabbè. E poi il meglio viene alla fine. Il meglio che viene alla fine è questo qua, la Rolleiflex 35 SL 35M. Ho queste macchine fotografiche della Rolleiflex, queste 35 mm reflex, non hanno avuto una grande fortuna, in verità. È nata la SL35, che già quando uscì negli anni 70 si beccò una marea di critiche perché aveva ancora la misurazione stop-down, cioè l'esposimetro funzionava chiudendo preventivamente il diaframma, e poiché ho le riviste dell'epoca, dicono tutti i colori praticamente. E poi anche le successive sono state tacciate di essere grosse, pesanti, antiquate, inaffidabili, eccetera, eccetera. Ma poiché io non ho pregiudizi, voglio sempre verificare se le cose stanno realmente così, l'ho comprata. Questa qua, la SL35M, è la novità rispetto alla SL35, che misura a tutta apertura, non ha più la misurazione stop-down. Come ho trovato questa macchina fotografica? Poi ve ne parlerò, farò vedere le fotografie, che questa monta pure un Ultron della Voigtlander 1.8. L'ho trovata, non è un giudizio tecnico, bellissima da usare, raffinatissima nelle finiture, in tanti piccoli particolari e tante altre cose che poi vi dirò a tempo debito, quando avrò finito di usarla come si deve, perché se una macchina non la uso come si deve, non può esprimere un giudizio, anche se magari puramente soggettivo. Insomma, se ne parla tanto male di queste Rolleiflex e non costano nemmeno tanto, in verità. Ma quello che sto vedendo io, dal mio punto di vista soggettivo, è che se ne parla male a sproposito, secondo me, perché è veramente bella questa macchina e funziona anche veramente bene, non è solamente questo. E questi sono gli argomenti che affronterò nei primi mesi del 2022. Ma ritornando alla storia della fotografia, parlerò di altre cose, cioè della rivista Fotografare, che indubbiamente è stata la più diffusa rivista fotografica italiana. Adesso per periodo ha cessato di pubblicazione, adesso ha ripreso. Sinceramente non ho comprato i nuovi numeri, anche perché si occupano di digitale, vi dico la verità. Se ha un senso comprare riviste che parlano di fotografia analogica, perché pure dopo 30 anni ti sono sempre utili, non so che senso ha comprare riviste cartacee che si occupano di fotografia digitale, che dopo non 30 anni, magari 4 anni, già sono sorpassate, sono vecchie, servono a poco. Questo è il mio punto di vista. Ora, perché voglio parlare, come voglio parlarmi della rivista Fotografare? Beh, io ho fatto ricerche, acquisti in tutta Italia, ricerche ai mercatini, e sono riuscito a ottenere tutti i numeri di Fotografare dal 1967, se non sbaglio, che è il primo anno di pubblicazione di Fotografare, fino al 2002-2003. Dopo no, perché poi, occupandosi di fotografia digitale, venendo meno la direzione di Cesco Ciavanna, sinceramente la cosa non mi ha interessato più. E sfoglieremo insieme una o due riviste di Fotografare ogni 10 anni, cioè anni 60, anni 70, anni 80, anni 90, e infine 2000, anche per far vedere un po' come si è evoluta, fino ad arrivare al digitale, la fotografia attraverso la più diffusa rivista fotografica italiana, che era la più diffusa, penso ci siano poche discussioni, magari che era la migliore è discutibile, ma sicuramente era la più diffusa, e quindi sfoglieremo insieme questa rivista e vedremo di che cosa parla, un paio di numeri per ogni decennio. E scopriremo anche delle cose simpatiche, delle pubblicità particolari, vignette che si facevano allora, prove particolari di qualche macchina fotografica. Qua, per esempio, ci porta proprio le prove degli obiettivi della Rolleiflex che vi ho fatto vedere.
E quindi seguiremo insieme l'evoluzione della fotografia in Italia, certo non tutta, dal punto di vista delle macchine fotografiche, negli ultimi 30 anni, praticamente, 30-35 anni, anzi di più, veramente, quasi sì, perché non arriviamo a queste epoche qua. Quindi, questo è quello che sarà oggetto delle prossime puntate dei video del fotografo venuto al passato. Ah, una piccola cosa prima di chiudere: molti mi scrivono, dicono: ma perché non provi questa, perché non provi quell'altra macchina fotografica? Beh, forse per me, per la passione che ho per la fotografia, per le macchine fotografiche, che mi piace prenderle, girarci, capire che cosa mi piace, cosa non mi piace, le proverei tutto quanto, però dovrei anche averle e non posso pretendere di avere tutte le macchine fotografiche costruite magari negli ultimi, escludendo il digitale, negli ultimi 40 anni. Quindi, certo, se mi capita una macchina che mi piace e vedo anche che va bene, sicuramente la provo, ma se non mi capita, ovviamente non le posso avere, perché tutti questi apparecchi che vedete sono miei, tranne qualche caso rarissimo, sono tutti miei, fanno parte, non voglio dire la mia collezione, ma più che altro la mia raccolta. Bene, questo è tutto quello che vi volevo dire e vi saluto.